giornataccia dal punto di vista del traffico. Da stamattina che c'è tanto traffico. Allora, lungo il porto di Mandrachi vedremo tutti questi edifici pubblici degli anni 30, anzi per essere più corretti. E questo qui, il nuovo mercato come viene chiamato, con entrata principale del nuovo mercato, ecco qui sulla sinistra. Lo stile arabesque troviamo in questa costruzione che veramente in quei anni veniva usato molto in tutta l'Europa. Proseguendo, come vedremo, cambia un po' l'architettura, comincia a diventare molto più maestosa, più severa, più architettura degli anni 30. Ecco, guardando sulla sinistra, sempre la banca della Grecia, il caffè Acteon, il tribunale, tutto quanto sono familiare, infatti ci porta anche molto vicino alla costruzione di Piacentini, che nello stesso periodo, insieme al gruppo dei suoi architetti, fecero vari di questi edifici pubblici anche in Italia. Tutta una situazione teatrale lungo il porto di Mandrachi, si vede che riuscirono, perché lo impone anche questa architettura, la quale, essendo molto maestosa e imponente, non ci dà neanche la prospettiva. Quindi la sera Mandrachi quanto è illuminato. 27 a.C. c'è stato un terremoto disastrosissimo ed è allora che, insieme alle altre cose, crollò anche il Colosso. Tutti i pezzi sono rimasti per terra, non sono stati toccati dagli abitanti perché avevano preso l'oracolo che se si mettessero a rifare la statua porterebbero la sventura alla loro città. Quindi furono lasciati là e 1000 anni dopo arrivarono gli arabi di Moabia. Sorsero nel 600. Certo, l'ebreo. Posso chiedere una cosa? Mi dica. L'ebreo. Perché ci sono tutti questi? Ogni anno organizzano questa, durante la primavera, questa festa. Allora, vedete, tranne la posizione del Colosso, qui la sua posizione. Bravo Renico, disse Asteri. È il mio autista preferito, Nicola. È perché capisce in suo Puccini. Mentre sulla destra la prefettura del Dodecaneso, sempre costruzione di stile arabesque di Florestano di Fausto. Uno dei vecchi hammam, che non è più in funzione purtroppo. Allora, sulla destra fu l'ammiraglio vittorioso di Solimano il Magnifico. Fantosa questa zona. Vabbè che oggi è una giornata molto ventilata, ecco la terra che si intravede, stamattina non si vedeva proprio nulla, si intravede appena appena l'isola di Simi, che siamo proprio all'altezza di Simi qui, e la costiera dell'Asia Minore, odierna costa turca. La Turchia con una chiesa. L'acropolis di Rodi e le costruzioni, gli edifici pubblici che aveva l'acropoli superiore si trovava oltre.
passava quella zona con i ballacci nuovi che vedete. E poi farà il menestrante su questi uomini. Giusto? Allora, appena nacque Apollo, venerati dai costruzioni, quei arodi sono fatte da una pietra, somiglia al... Thank you.
Hai ragione. Seguivano sempre le norme, diciamo, dell'architettura dei loro paesi, qui cercano la severità, l'austerità nelle loro costruzioni, fanno tutte le cose essenziali, meno le decorazioni, privo di decorazione tutto quanto, tranne l'albergo della lingua di Francia, che è il più decorato. Questo era il primo, anche lui famosissimo, ricchissimo, di una famiglia di Roma, e degli Orsini, e anche del Carreto, che fece il Gran Maestro per un periodo.